Or mentre io ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, all'improvviso, una gran luce venuta dal cielo mi sfolgorò tutto intorno. Io cadi a terra e udii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi: chi sei, o Signore? Mi disse: io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Quelli che mi accompagnavano videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io ripresi: che debbo fare, Signore? Il Signore mi disse: alzati, va a Damasco, e là ti sarà detto tutto ciò che è stabilito che tu faccia. Ma poiché non potevo più vedere per lo splendore di quella luce, fui condotto per mano dai miei compagni di viaggio e giunsi a Damasco. Or c'era a Damasco un discepolo di nome Anania, e il Signore gli disse in visione: Anania. Egli rispose: eccomi, Signore. E il Signore a lui: alzati e va nel vicolo chiamato Diritto, e cerca nella casa di Giuda un uomo di Tarso di nome Saulo. Eccolo, infatti, che sta pregando, e ha visto in visione un uomo di nome Anania entrare e imporgli le mani, perché riacquisti la vista. Anania rispose: Signore, ho udito molti parlare di quest'uomo e di quanto male ha fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. E qui ha l'autorizzazione dai sommi sacerdoti di mettere in catene tutti quelli che invocano il tuo nome. Il Signore gli disse: va, poiché egli è uno strumento che io mi sono scelto per portare il mio nome davanti ai pagani, ai re e ai figli di Israele. Io poi gli mostrerò quanto dovrà patire a causa del mio nome. Anania partì, entrò nella casa e, imponendogli le mani, disse: Saulo, fratello, è il Signore che mi ha mandato, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per cui tu venivi. Mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sia riempito di Spirito Santo. Subito gli caddero dagli occhi come delle scaglie e riprese a vedere. Egli disse: il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e a udire una parola dalla sua bocca, poiché tu renderai testimonianza a suo favore presso tutti gli uomini di ciò che hai visto e udito. Ed ora che cosa aspetti? Alzati, ricevi il battesimo e purificati dai tuoi peccati, invocando il suo nome.